Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questo nuovo periodo di breakfast. Potete vedere qui a fianco a me questa bellissima Ford Mustang. Non so dirvi esattamente che modello sia, mi pare a occhio vabbè, sicuramente una Ford Mustang, forse una Fastback, credo, una Boss, non lo so. Fatemelo sapere nei commenti, una cosa che so, mi pare di averla vista nel film John Wick, è il primo. E mi pare che sia questa qua, forse deve avere una fastback, insomma una vecchia Ford Mustang, non quelle moderne, ecco. Oggi andremo a farci due gare un pochettino ignoranti, anzi questa qua sì, è praticamente una standard death loop, praticamente è una gara in cui tu devi girare attorno a questa ruota della morte, devi evitare di fare una brutta fine. Ok, questa qua mi sembra tipo una di quelle gare tipo rallycross, una roba del genere. Ok, queste qua sono quelle là con l'eliminazione. Praticamente ci sono vedete, tre gare. In queste tre gare qua tu devi arrivare sempre primo in modo da poter vincere facilmente. Quando vedete che sono 19esimo su 24, vuol dire che devo scalare la classifica, scusate, per poter arrivare entro quelli che si salvano. Vedete, di qua ci sono salvo. Devo cercare di mantenere questo vantaggio e arrivare almeno primo, così per fare un po' di punti in più. Adesso mi concentrerò a fare questo bellissimo giro della morte, attenzione. Sempre se qualche stronzetto non butta fuori, guardate che stronzo. Oh, bene, bene. Ma io non ho fatto niente. Perché mi viene fuori collisione, roba, varie, se devo ancora fare qualcosa? Ah, intanto, guarda, intanto ho fatto un obiettivo così a caso, vabbè. Meglio. Attenzione, vediamo intanto. Aiuto! Madonna, per fortuna ho fatto schiantarmi, se no mi devo schiantare in un'altra parte. Ha un controllo su questa macchina qua che è praticamente come avere un transatlantico. È come la limousine alla fine, solo che mi piace come muso. Quindi sarò buono con lei. Non sarò buono con qualche altra cosa però. Dai, gira, gira, gira. Madonna, che bacca. Dai, dai, dai. Ma no, no, no. Iniziamo bene qua. Ma che cacchio. Tanto ho fatto il giro veloce, almeno quello. Aio. Ok, dato tizio si è girato perché è leggermente rimbambito. Va bene, va a vantaggio mio, quindi meglio così. Sono assistito, non ha fatto. Vabbè, pazienza. E la prima è andata. Uff. Ok, fatti. Ma no, no. Ok, che tanto la macchina poi si rigenera, ma comunque potevi anche non sfasciarla, sai, mi piace, voglio tenerla buona questa macchina. Ok, vedete, seconda gara, vediamo se. Sono già primo. Infatti ho vinto, primo, giustamente a farlo partire per primo. Il che è una cosa positiva perché non hai avversari davanti, ed è una cosa negativa perché appena tu sbagli gli avversari vengono subitissimo a sfondarti le macchine. Para gente! Partante piccoli pecorelli! Maledetto, guarda, ho fatto perdere tempo, sto infame. Ah, vedo che c'è anche una scorciatoia, praticamente ti evita di fare il giro della morte. E però è un po' più insidiosa a vedere, mi sembra. Sì, a occhio sembra insidiosa perché ci sono curve e roba. Invece così è molto più diretta, fai il giro, ma comunque sei pur sempre, diciamo, un pochettino più avvantaggiato. Cazzo, sapevo che brincava in pieno tizio. Tanto, stranamente sono ancora primo. Ah sì, sta tirando la madre di bufali là dietro, quindi ok, perfetto, guarda. Oh cacchio, secondo giro. No, 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 no. Oh cacchiarola. Ok, adesso tutto dritto, senza mai mollare l'acceleratore, senza mai strizzare troppo, sono amici. Ops, ho appena spostato una persona con una bella tamponata. Ah sì, questa macchina qua è anche bella resistente, con le protezioni laterali, ma purtroppo non anteriori né posteriori, quindi vado leggermente. Oh cacchio. Paura. Paura, paura, paura. Adesso c'è il controllo che vibra. Il che è normale, visto che sto facendo una curva con le gomme che stridono. Attenzione, ma con un doppiato. Chissà se magari. No, non penso che mi diano punteggi più se doppio la gente. Aia, magari se non sfacciano la macchina sarebbe una cosa positiva. Dai, fuori dalle balle, ho i mezzi coglioni oggi. Ecco via. Ah, no, 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 che si. Mamma. Ho rischiato tantissimo perché se tu perdi la presa, vai troppo lento, la macchina cade. E se la macchina cade, sei un pirla. Attenzione. Oh cacchio. No, no, no. Via, 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 via. Vittoria. Vai. Ok, vediamo. Adesso ti deve mancare l'ultima gara, se non ricordo male, sì. Oh, adesso è. Ora sono bestemmie. Devo riuscire a vincere assolutamente, ad arrivare subitissimo. Primo in assoluto senza mai sbagliare niente. Vediamo di fare così, così taglio un po' la curva. Rallento un pochettino, ma comunque riesco a farla il meno tempo possibile. Vedete che ho già seminato un po' la gente, visto che tanto sono in 24 dietro di me, quindi si possono. Cioè, 23.
Quindi possono tranquillamente sfarcellare tra di loro. E intanto guadagno. Madonna, che mandria di bufali che sono sti qua. Madonna. Un piccolo trucchetto è quello di stare sotto a dove loro saltano, sotto la rampa, in modo da non farsi beccare. E come avete visto, loro saltano in tot di metri e tu puoi, diciamo, avvantaggiarti stando sotto, evitando così di farti male. Ho sfiorato uno. Ok, ci sono anche 6 giri. No, 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 no. Quanto odio quando mettono tanti giri. Oh, no, no, no. Aia, au. Volevo anche mantenerla sana, ma mi sa che non è possibile, purtroppo. Tanto vediamo di fare il miglior giro. Vabbè, appena appena grattonata la macchina, dai. Il cofano è la parte peggiore, cioè il muso piccato. Oh, cacchio. Altri doppiati. Tizio qua che potrebbe anche darmi. Mamma mia, che salvataggio che ho fatto. Mamma mia. Oh, cacchio. Mamma mia, è sempre puro questo roba qua. Via, via, che mi rallenti. Spero di non mi ricare mai qualcuno, se no sono fregato. E la Madonna. Mamma, mamma, mamma. Sto veramente prendendo paura ogni secondo che passa. Penso sempre che c'è qualcuno che prima o poi mi brincherà in pieno. E sicuramente questa me la gufo. Ci scommetto che me la gufo totalmente. Mi brincherà qualcuno in pieno e farò un brutto volo. No, vediamo di non fare cazzate già di noi. Attenzione, attenzione, ok. E va a cagare anche te in mezzo alle balle. Tira, tira, tira. Grazie. Attenzione, si va dritti. E si fa un altro giro, altra corsa, attenzione. Olè, oh cacchio, che porca troia. Banzalo. Mamma, sta macchina qua non è male. Mi sto abituando ad utilizzarla, è veramente bella quando la sai utilizzare, la fai andare dove vuoi te, senza tanti sforzi come altre macchine veramente bestemmiose. Soprattutto se magari l'avversario non fa uno di stronzi e ti buttano fuori di proposito per farti perdere, là in quel caso vara. Se avessi un cannone di un carro armato li farei fuori letteralmente, cioè metterei tranquillo lì posizionato e li farei detonare ogni volta che passano. Adesso ultimo giro, ultima corsa e poi la vittoria sarà mia. Madonna, se brincavo quello in pieno quante ne tiravo, sì, tantissime ne tiravo. No, no, non ti prego, fa che tu non sia un avversario, cavolo, mi fai andare storto. Mamma. Uff. Oh cacchio, questo poteva essere un problema. Ok, dai, ce l'ho fatta. Miglior giro addirittura, quindi perfetto. La macchina è leggermente sfasciata, appena appena, qualche tubo leggermente piegato. Il cofano, sì, però davanti non esiste praticamente più. Dato 15.000 crediti, quindi perfetto. Guarda, così posso fare magari un acquisto futuro, una bella macchina. Grazie, grazie mille, grazie. Guarda che boss che sono, eh. Macchina un po' meno, ma io sono veramente un bravo pilota. Ok, risiedo su 200, perfetto. E mi mancano, vediamo, 6, 7, 8, 9, 10, circa 320 punti. Quindi ecco, 6, 7, 8, riuscirei a fare 1880. Tempo di gara di station wagon. Oh, cacchio. Ma non ce l'ho. Ah, posso farlo. Oh, cacchio. Questo me lo definisce una familiare per caso. Non è neanche a due posti. Ma gioco di droghi per caso? Giusto per curiosità, per sapere, non voglio assolutamente offenderti. Mi sa che mi viene a scegliere un altro mezzo un pochettino. Anzi, vediamo nel mercato se posso acquistare qualcosa di buono. La station wagon c'è? L'Hammerhead. Mi ricorda moltissimo coso. Come? Ma no, ma quel cacchio che vuole spendere tutti questi soldi? Quello che ho dato con sudore mi fai spendere soldi per prendere una... Ma va a cagare? Ma quel cazzo? Ok, questo qua, curva 1 e... sto per fare una gran cagata, lo so. Ma buttiamoci. Magari questo qua in teoria è come l'altro, quindi sono 3 giri. Mi sa che ho fatto una gran cagata. Almeno se forse prendevo la station wagon. Proviamo, casomai rifaccio, ecco. Vediamo subitissimo. Oh sì, ok, questo qua. Brutale, ma penso sia forse un attimino esagerato per questo tipo di gara qua. Vediamo se la cava bene o meno, anche se non lo so. È un carro armato, ma sinceramente non ho avuto molte speranze con questo mezzo qua. Per stare sperza, dai, non è che è tanto male. Occhio che già mi buttano fuori questi qua. Il percorso non è ideale per me perché non sono molto abituato a questi. Ah, cioè, ok, mi ha fatto. Il tuo rivale ti ha colpito e tu hai colpito il tuo rivale.
Gioco, sei leggermente rincoglionito oggi. Ecco, intanto qua vedete gli effetti qua, che non sterza una beneamata minchia. Intanto qua tizio che per superarmi si va in testa a coda, quindi bellissimo. Aio. Tanto sono sempre sesto, ma è veramente difficile con questo mezzo qua. È abbastanza un casino da utilizzare. Oh, attenzione, gente che va a campi. Attenzione. Gente che va a schiantarsi e vai. Dai che forse ma riesco ad arrivare. Forse terzo. No, ok, quarto va bene. Va benissimo anche quarto, non mi lamento, Gioco, non fare cazzate, grazie. Beh, il trabiccolone, ma comunque. Sì, dai, il suo lavoro lo fa bene. Fuori strada non è maluccio. Il problema è che purtroppo non sterza niente, poi vabbè. Ok, secondo round dobbiamo subitissimo di piazzarci nelle posizioni più avanti possibili in modo da avere meno rompimenti di balle. Il problema è che purtroppo questo pick-up qua ha i freni che non vanno un cacchio. E lo sterzo che va un cacchio, che quello lì. Sinceramente, non va a cazzo. Ok, intanto vediamo di mantenere questa seconda posizione cercando di evitare di andare troppo lunghi nelle curve, troppo larghi, ecco, tipo così, o cercare di tagliare un attimino. Soprattutto, no, dritti qua! Eccola. Va bene, finché non scendo sotto la quarta posizione può anche andare bene, dopodiché è un problema. Dai, vieni qua. No, no. Madonna, guarda lo sto stronzo che deve farmi in mezzo, madonna. Devo mantenere la calma prima che prenda e spacchi qualcosa, a parte gli avversari che purtroppo non posso sfracellarli. Quanto vorrei avere il camion e potervi sfracellare in un bellissimo evento in cui loro sono delle micro caccoline a tre ruote. E che cazzo, porco santissimo, cate dalle balle, no? E ho chiesto storia adesso tutti quanti che mi superano. No, 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 no. Guarda, ti deve detonare la macchina, guarda. Ok, una campi. Cioè, campi a cemento. No, mamma mia, si è fatto un muro di gomme. Dai, no, 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 no. Quinta posizione, mi va anche bene. Non rompermi le balle, te. Dai. Girati e non scassarmi i maroni, va? Dai, madonna. Ma tocca anche della drizza. No, no, vai via. Boh, campi un altro. Ma che palle, ma su con me ce l'avete, veramente? Dai, madonna, levati dei maroni, razza di scorpio. Mollami. Grazie. Va bene, quinto posto. Non devo. No, 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 no. No, 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 no. Cazzarola, Madonna, Santissima Beata. Vabbè. Pazienza. Settimo posto. Ai ai ai. Vabbè, dai, ultima gara. Grazie agli avversari stronzi di prima, potete vedere sono in tredicesima posizione anziché prima. Questo perché questi avversari qua sono dei pezzenti, ok? Sto iniziando a incazzarmi come una bestia. E pregherei il signore che ci sia un bel evento distruttore in cui possa fare del male più possibile a questi brutalissimi avversari maledetti. Ora intanto si distraggono e io li pazzo quasi. Madonna, mi sta buttando fuori. Secondo posto viene a mantenerlo su. Oh cacchio. Sono accorto adesso che sono 6 giri. Ma che palle, non voglio farli 6 giri. Aio, au. Oh cacchio, devo resistere per 6 giri, ok? 6, non 3, 6 giri. Quello significa che in qualsiasi momento io posso essere superato, tamponato, buttato fuori dagli avversari e perdere la gara. E perdere le staffe e bestemmiare. Tipo tu, vai fuori dalle balle. Cosa mi stai in mezzo? Ecco, vedete? Come non detto. L'avversario ti distrae, la teammate ti superano, gente che tenta di montare gli altri, va bene, lasciamo perdere. Oh, mi ha rotto leggermente le palle, te lo dico subitissimo. Bene, quinto, sesto, settimo, sì, dopo, volete anche un qualcosa, no? Volete anche un cappuccino? Frenatina, prima della curva, inserimento in sgommata. No, no. Madonna, tetona, cioppa. Niente, a quanto pare purtroppo sesto posto. Speravo di poter fare un po' meglio, ma va bene, mi accontento, meglio di altri risultati, è sicuro. Ok, sesto posto. Ero quello che aveva il mezzo più potente, però quello meno agile purtroppo. Peccato, è il Matador. Vediamo un attimino. Oh, beh dai, i 8.000 crediti potrei usarli per acquistare un nuovo mezzo, ma adesso vedrò un attimino il tutto perché non so che mezzi poi mi servono più avanti. 160 punti più o meno. 100. Aia, va bene, dai. Allora, speravo di poter fare questa doppietta, giusto per poter fare questi 400 punti per andare avanti meglio, ma a quanto pare ho cannato con la scelta di questo pick-up qua. Quindi so che per questo tipo di gare qua non va assolutamente bene, forse magari altri modelli un attimino più bassi,
Mentre per il Demolition Derby ho provato e neanche lì sinceramente vanno molto bene. Forse magari qualche regolazione potrebbe andare meglio. Mentre questo qui è stato veramente una figata, veramente molto bello, soprattutto il Death Loop, il giro della morte, veramente bellissimo. L'auto era perfetta, sì, un po' diciamo sottosterzante, un po' lentino, ma per il resto veramente bello. Sono dito un sacco, quindi spero di trovare altre gare tipo questa qua. Fatemi sapere nei commenti se volete che porti anche qualche gara in live, giusto per andare un attimino avanti con la carriera. E se siete arrivati fino a questo punto, grazie mille, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando fatti i bravi e alla prossima, ciao ciao!